Si chiama Meta Auriglia Orto di Mare ed è il progetto nato nel 2017 dal Circolo Culturale Albatros 87, che ha come obiettivo di creare un piano di interventi pluriennale dedicato alla località di Meta Auriglia, costruita negli anni 30 alle porte di Fano. La borgata conta 115 case coloniche, dove abitarono a partire dal 1934 più di 500 ortolani che, per riuscire a guadagnare abbastanza per vivere, facevano anche i pescatori. Ecco appunto il nome del progetto Meta Auriglia Orto di Mare. L'obiettivo di questo piano di lavoro ben studiato non è solo mantenere viva la memoria storica del luogo, ma restituire vivibilità e qualità della borgata, attrarre investimenti e realizzare interventi urbanistici di riqualificazione. Ed è per questo che un gruppo di visionari del posto ha pensato di realizzare un ecomuseo nella vecchia cooperativa ortofrutticola, quella attaccata alla chiesa di San Benedetto. Abbiamo pensato che la sede della cooperativa, che è questo edificio alle mie spalle, sia il luogo ideale. Al piano superiore, ecomuseo. Al piano inferiore, un hub di comunità, dove possono avvenire le cose che già avvengono, animate dal Circolo Albatros, che è il promotore del progetto, ma dove anche si allargherà l'utenza. Vorremmo fare in modo che non scappino via i giovani da questo luogo, ma che tornino a vivere. Quindi ci sarà una piccola memo dove si potrà venire a studiare e dove si potrà anche iniziare i primi passi come co-working. Il luogo organizzerà anche eventi, cineforum, laboratori per pensare a un futuro per questa città e per questo paese, ma anche per offrire intrattenimento ai turisti. Il progetto preliminare è stato finanziato dalla Regione Marche e dalla Profiglas per mano di Giancarlo Paci, originario proprio di quel posto. Il progetto architettonico del CHPU, che è uno studio di Pesaro, ha ideato un segno fortissimo. Cioè, immaginati una rampa colossale che avvolge tutto l'edificio una volta che saranno state tolte le superfettazioni costruite in questi anni, che ospiterà piante, che ospiterà vasche, dove poter piantare anche il cavolo, e i metaurigli si sono già detti più che d'accordo di occuparsene. Il progetto architettonico ha studiato delle coperture alla base di questa rampa che sale, questa grande scalinata, intrecciate, come erano le cassette dei cavoli. L'altro aspetto molto caratteristico, anzi molto, molto intelligente, è che l'architetto di Pesaro non ha pensato all'edificio e basta, ma a tutta l'area. Legare ancora di più la chiesa a questo edificio e farne una piazza che Meta Auriglia non ha.